La Juve risponde presente dopo la vittoria del Milan a Bologna, finisce 2-0 con la Samp. La decidono Chiesa e Ramsey nel finale. Una partita estremamente bloccata, decisa principalmente dal guizzo nel primo tempo sull'asse. Ronaldo, Morata, Chiesa, stupendo, che ha portato al gol dell'1-0. Gol in fin dei conti decisivo perché sì, la rete di Ramsey ha evitato 4 minuti di sofferenza nel finale, però la gara era già indirizzata in quella maniera, verso quella direzione. Comunque, ragazzi, prima di partire a parlare del match, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella delle notifiche. Gara estremamente equilibrata, Samp che gioca bene in difesa ma che crea veramente poco, Juve che passa in vantaggio con un gran gol collettivo e poi sa amministrare bene. Non è stata una grande vittoria super convincente, però la Samp è un'ottima squadra e giocare a Genova è sempre estremamente difficile, quindi attenzione, non era per niente facile. Basti vedere quante squadre hanno sofferto lì. Il Milan ha vinto per il rotto della cuffia, l'Inter ha perso, comunque la Lazio ha straperso. Ci sono state tante squadre messe in difficoltà a ammalarsi dalla Samp e la Juve oggi è riuscita a fare una vittoria molto molto pulita, un'ottima vittoria, comunque 3 punti fondamentali. La Juve adesso è a meno 7 dal Milan, ma con quella famosa gara in meno da giocare contro il Napoli, quindi vedremo. È comunque una squadra che non va data assolutissimamente per morta. Io ve lo dissi dopo il capogol la Fiorentina: secondo me questa Juve vincerà ancora lo scudetto, vincerà il decimo titolo in Italia consecutivo, e ne sono convinto perché la Juve riuscirà ad ingranare alla perfezione verso febbraio, verso diciamo dalla prossima settimana in poi. Guarda caso, facciamo dopo Juve Roma, me lo auguro da romanista. E poi secondo me non ce ne sarà veramente più per nessuno, ne sono convintissimo. Comunque oggi gara con poche occasioni, anche Ronaldo un po' sottotono rispetto alle altre uscite, Samp che si affida a Quagliarella davanti, ma Quagliarella riesce a fare poco anche perché è marcato da due giganti come Bonucci e Chiellini, che lo conoscono bene, sia in nazionale che alla Juve, lo hanno saputo apprezzare, lo hanno conosciuto bene e non lo fanno muovere. Quagliarella avrà toccato 5 palloni in tutta la partita, quindi poco, ma non per demeriti suoi, quanto per meriti difensivi della Juve, che comunque vince una vittoria non pulitissima, anzi diciamo abbastanza sporca, ma estremamente, ma tremendamente efficace ed importante, perché queste vittorie a fine anno pesano come un macigno. Pirlo vince ancora, ragazzi, adesso la Juve comincia veramente ad aver incanalato una serie di vittorie importanti consecutive. Vedremo un po' come si evolverà questo campionato anche grazie alla sfida di questa sera tra Inter e Benevento. Mi raccomando, dopo la partita non mancate per il video post partita. Comunque, questo video è finito, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che sarei molto molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!